Buongiorno a tutti, io mi chiamo Elena Pisano, sono dell'Associazione Fratelli dell'Uomo che ha organizzato insieme al Comune di Padova questa mattinata insomma sui diritti umani. Mancano i relatori, ma dovrebbero arrivare, allora noi ci prendiamo un po' in tempo. E una relatrice, lì infatti sul volantino leggevate Barbara Spinelli, purtroppo stamattina mi ha chiamato, mi ha detto che ha avuto delle difficoltà, insomma dei problemi di salute questa notte e non può essere qui tra noi. E Barbara Spinelli avrebbe parlato della condizione femminile nel mondo, in particolar modo rispetto alla violazione dei diritti umani, con il fenomeno del femminicidio, che è l'uccisione sistematica di donne quando nascono, appena nascono bambine, per motivazioni di tipo sociale, culturale ed economico, ed è un fenomeno che tocca un po' tutto il mondo. Se ne calcolano all'incirca sui 30 milioni, ogni anno mancano circa 30 milioni di donne per questo motivo. E Barbara Spinelli ci avrebbe un po' descritto questa situazione. Nella cartelletta trovate un breve abstract, un breve riassunto della sua relazione, e poi comunque ci ha promesso che ci manderà la relazione completa che inseriremo all'interno del nostro sito. Fortunatamente lei doveva parlare di donne, e dico fortunatamente perché Fratelli dell'Uomo si occupa anche della questione di genere, e questa mattina abbiamo deciso di sostituire la presentazione di Barbara Spinelli con la proiezione di un video, appunto, di Fratelli dell'Uomo, che abbiamo prodotto circa un anno fa. Si chiama In una virgola, proprio perché abbiamo voluto raccontare una virgola della storia delle donne, della condizione femminile nel mondo, a partire da queste immagini, che sono delle immagini di Danilo De Marco, è un fotografo che da molti anni gira il mondo e cerca attraverso la fotografia di comunicare anche il disagio dei paesi più poveri, ed è un video all'interno del quale, con le immagini, con delle musiche della tradizione popolare, vedrete che l'abbiamo girata ad esempio in un'osteria in Friuli, perciò è abbastanza conviviale, si raccontano un po' le donne. In particolar modo ci sono anche due interviste a due partigiane della resistenza italiana, Rosa di 93 anni, ma vedrete com'è salda e forte nelle sue, diciamo così, nelle sue affermazioni e nei suoi racconti, e Fidalma, che è un'altra ex partigiana di circa 86-87 anni. In più ci sono dei brevi commenti, fra cui anche quelli di Susi Castor da Haiti, sulla condizione delle donne in alcuni paesi del mondo. Credo che sia un video interessante, nel senso che noi l'abbiamo voluto costruire pensando più alle emozioni. Vedrete che ci sono musiche abbastanza alte, è incalzante, ci sono immagini, per darvi così un po' di curiosità sulla condizione femminile nel mondo. Come voi sapete, ieri era la giornata mondiale dei diritti umani ed il Comune di Padova ha organizzato questa due giorni, il 10 e l'11 di dicembre, proprio sulla cooperazione internazionale e il ricordare questa carta che venne scritta 59 anni fa e sottoscritta da moltissime nazioni, in cui si affermava che tutti gli esseri umani, indipendentemente dalla propria appartenenza politica, sociale, religiosa o sessuale, dovessero avere accesso a uguali diritti. Purtroppo negli ultimi anni la situazione è molto cambiata. L'unica cosa che vi dico, vi accenno, ma poi ne parleranno anche gli altri relatori, agli inizi degli anni 90 purtroppo l'accezione di diritto umano è stata trasformata da diritto umano a bisogno umano. Questo è stato un cambiamento importantissimo, purtroppo poco comunicato, che ha cambiato radicalmente le cose, perché il diritto umano è qualcosa che noi dobbiamo avere. Cioè, chiunque di noi appena nasce ha il diritto alla vita, alla salute, all'istruzione, alla sopravvivenza, all'autodeterminazione. Il bisogno invece è un termine legato più all'economia, nel senso che io posso avere bisogno di una cosa oppure no. E il bisogno è legato ad una domanda e ad un'offerta, perciò è inserito in una logica completamente diversa. Questo per introdurre intanto la mattinata e anche il video, che dura circa 25 minuti, e dopo il video parlerà l'assessore Bicciato. Io vi ringrazio e ovviamente tutte le domande, le curiosità che potete avere, insomma, più che a me, vi consiglio di farle a Susi, perché ha moltissimo da raccontare, e vi ringrazio.
Edda, voglio scriverti. Mi hanno condannato, uccidono il mio corpo, non l'idea. Cara mamma, mi condannano a morte e ho fatto la confessione. Desidero che siate contenti. Far germinare in ogni tempo e in ogni luogo esistenze resistenti che si nutrono del bisogno di cambiamento, perché in fatto di resistenze non si danno inizi e conclusioni, perché quanto è successo è già accaduto, perché quanto è accaduto si ripete. Un santuomo dell'antichità dovette abbandonare il suo ritiro appartato per recarsi in città. Chiese la grazia di incontrare subito una persona con la quale discutere di cose sante, per non farsi distrarre dalla confusione del luogo. Ecco che all'ingresso della città vede per primo una prostituta. Perplesso e in difficoltà sotto lo sguardo della donna, le chiede perché lo sta fissando. Io, che provengo da un fianco dell'uomo, posso fissare la mia origine, ma tu, che provieni dalla polvere del suolo, puoi solo guardare in terra. Con sfrontatezza un uomo guarda una donna. Alcune religioni ne velano i lineamenti per proteggerle dall'impurità dello sguardo maschile. Apprezzerei invece una misura che purifichi gli occhi degli uomini, che vieti loro di alzarli sul volto di una donna senza avere prima sostato con lo sguardo in terra. In una città come Recife la violenza è realtà quotidiana per tutti, ma per le donne il problema è ancora maggiore, perché a questa violenza generale si aggiunge la violenza domestica di cui spesso sono vittime. Praticata generalmente pelo companheiro, per aquela pessoa che sta mais Da uomo che fotografa, credo che le immagini comunicative non abbiano bisogno di un'ulteriore descrizione. Se sono riuscite, contengono un linguaggio, un motivo, un'essenza dove la parola, l'immagine e il suono si confondono. Devo però anche confessare che raccontare, fotografare le vite dure che mi è stato dato ad accompagnare senza avere la minima possibilità del fare concreto, oltre al click, mi ha sempre disorientato. Inventare un fazzoletto.
Qui il corpo di donna non è illustrazione, ma clessidra del tempo. Esso deve passare attraverso di lei, nascere attraverso la sua strozzatura. Danilo, prima di scattare una fotografia, deve mangiare sale insieme, deve versare sale insieme a quello che gli sta di fronte. Io chiederò di poter andare in soffitta in via Zorutti qua, e se quando un giorno che vieni a Friuli, che hai tempo, vorrei che tu lo prendessi. Sì. Lì abitava il compagno Stella. Quindi è lui e Stella che vi ha avvertito? Sì. Siccome anche dove lavorare la fabbrica. Dove anch'io ho lavorato. Ah sì, sì. Sì, sì. Facce, utensili, mani. È uno degli ultimi di noi altri che continua ad andare. Tu non sei il portavoce, tu sei uno che è stato con loro, che ha condiviso un pezzetto, una decima, una centesima parte del loro tratto di vita. Rosina non si è mai sposata, ha lavorato tutta la vita nel Partito Comunista, quindi è stata dedicata, cioè la vita è stata dedicata a quell'idea, che ha sposato fin da ragazzina. Quando sua madre ha saputo che lei voleva andare a, aveva deciso di fare la staffetta partigiana, di andare con i partigiani, l'ha appoggiata. Come dico, tante non mandavano la scuola le bambine. Mia madre ho avuto tante, mi ha raccontato tante cose. Mia madre facevano la scuola obbligatoria per 3 anni, no? Fino alla terza, quando era lei. Ma obbligatoria per modo di dire, perché nei paesi noi eravamo di Udine, di Paderno. E non venivano mai in città? No, perché non era necessario. C'era tutto da fare, mangiare, bambini, a vivere quella vita secondaria, così, non la propria. Perché mia madre diceva, avevo pianto quando mi hanno detto che non andrò più a scuola, no? Aveva dato la terza promossa, sentisse. E insomma, pianto, voglio andare a scuola. E allora la maestra gli voleva bene, e insomma, è andata avanti e sono riusciti a farle fare, a ripetere la terza. Eu acho que é no contexto da formação.
La formazione è un elemento prioritario. Secondo me, infatti, la formazione politica è importante affinché la donna conosca il funzionamento della società, non solo in cui vive, ma anche il ruolo storico delle donne nel mondo. È importante affinché essa diventi attore politico a tutti gli effetti. Formazione ed educazione al fine di migliorare le condizioni di vita della donna, qualificarsi meglio per il lavoro, crescere professionalmente, ottenere un reddito maggiore. L'impoderamento per avere accesso a spazio di... Mia nonna, che è caduta nell'acqua, era incinta. Era anche tutto il progresso che non era avanzato, no? Perché se adesso una donna incinta la portano in ospedale e non succede niente, la mettono a posto subito. Invece lei l'hanno portata a casa incinta. E chi se ne frega di quello che era dentro? È morta così. Di sentirsi via, no? Febbre, 23 anni. Di lavoro, per cui lei nel posto di lavoro all'ultimo lavorava da casella. Era un grande negozio di abbigliamento e anche di sartoria. E lei dentro la sartoria in quegli anni faceva militanza politica, quindi faceva commissione per organizzare le donne. In fabbrica, ecco, io dico questo, che più di tutto negli ambienti dove c'erano fabbriche, tante donne si maturavano semplicemente, magari, no? Cioè, magari facevano scioperi, andavano in piazza, no? Nessuna cosa, che leggi della maternità, quelle storie lì. Niente. E grazie che ti lasci fino all'ultimo giorno sul posto di lavoro, che se non sei svelta fai il bambino sul lavoro. Non si poteva e dovevano tacere. Perché da chi vai? Non tutte, ma c'erano tante. Erano schiave, ecco, schiave, perché dopo i figli crescono, ma nascono i figli dei figli. È sempre la storia che va avanti, la donna che per fortuna è lì. Le donne ricevono solo il 12% delle terre espropriate grazie alla lotta per la riforma agraria. Ci siamo battute e continuiamo a batterci per essere riconosciute come soggetti di diritto, diritto alla terra e alla produzione. Da terra e da produzione da ricchezza. E essa è una das lutas che permanece. Io posso resi in quattro, io le che noi non ho un piatto.
creare. Dopo la prima guerra mondiale, è andato sul fascismo. Allora la donna, diceva quello, la donna, la donna è nata per la maternità e l'uomo per la guerra. E dopo, verso di notte, sì, mi hanno accompagnata al carcere, via Svalato, un mese, sono già sentito, ho avuto fortuna, sì, fortuna si fa per dire, e c'era questo signore distinto. Io entro, non dico niente, vado a dire buongiorno, no, sono entrata tranquilla, molto tranquilla, perché però qualche volta dico, ma è un qualche cosa che sia, perché certe volte magari pensavo, chissà questo cosa farà, chissà, e dopo mi veniva come una sicurezza, no? Entravo, di fatto io sono entrata che avevo un po' di ansia. Chiaro, chissà cosa sarà, bisogna che stia attenta, dicevo. Non devo parlare, sempre così, morire ma non parlare. Tenda era, allora arriviamo lì, e lì come in tutti i campi dove arrivavano prigionieri, uomini e donne, fossero bambini, ti portavano via tutto quello che avevi addosso, ma tutto, non potevi tenere neanche un fazzoletto dal naso se avevi pregione. E dopo tutto questo lavoro io restavi nuda come un verme, e dicevano, adesso entrate in quella tenda che vedete là e aspettateci là dentro. Sì, sì, facciamo così, lei va via con tante. Noi andiamo dentro nella tenda nera, e nella tenda nera che cos'era? Anche lì un'altra cosa, faceva parte delle cerimonie di accoglimento. E lì era un gruppo, non c'era niente, solo un gruppo di donne, perché sotto erano quelle che erano già morte, 30-40 donne, tante erano, e man mano, no, e si assottigliava, perché quelle sotto si allargavano, il cadavere si slunga, no? Ormai quando è morto, in gennaio, senza mangiare, senza bere, senza potersi alzare su e andare via, tutte attaccate una all'altra fino alla fine, ed erano quasi tutte in punto di morte. Erano solo due o tre, due erano le più, ma non capivano, si vedeva che avevano perso il ben dell'intelletto, ma istintivamente si alzavano su e si guardavano, e non dicevano che si guardavano. Non dicevano niente, neanche un verso. E noi niente. Ma se la credi, questa è la verità. Che seria lì.
palabra, hermano de la sangre y memoria, por la fe que ahora nos convoca, nunca nos vencerás. È urgente promuovere uno scambio di solidarietà tra le diverse realtà del mondo che soffrono per l'ingiustizia, la povertà e la miseria. Ho detto la parola d'ordine, ho detto io. Per esempio, io vengo da una famiglia di braccianti. Sì. Io sono andata a scuola fino alla terza elementare. Quando una ragazza si è messa in testa che vuol fare l'infermiera, ma non c'era soldi, e lì sono andata a fare qualunque lavoro pur di raccattare i soldi per fare il corso di infermiera. Allora a 12 anni sono andata alla Mondariso. E lei si immagina come sono cresciuta alla svelta. Il periodo in lascito dal 10 ottobre al primo rastrellamento, andavamo casa per casa a parlare alle donne, a spiegare perché ci sono i partigiani, era giusto che c'erano. Quando sono entrati i tedeschi, andavamo la mattina in stazione a raccogliere i bigliettini dei poveri militari sul treno blindato che buttavano giù, avvertendo la famiglia che loro li portavano in Germania. Uh-huh. Sono stati 25.000 partigiani in Friuli qua. Sì. E mantenere 25.000 di loro, uh-huh, il mangiare è stato trasportato tutto dalle donne, dalla pianura in montagna. Uh-huh. Andavano a vedere se era libera la strada per poter andare avanti. Le donne andavano a prendersi da mangiare, ci portavano da mangiare. Ecco, vede, la donna, allora il risveglio della donna. È importante che le donne possano far conoscere i loro problemi quotidiani e possano sensibilizzare gli altri. È anche importante che la donna partecipi agli spazi collettivi, dove si discute dei problemi della comunità e delle politiche pubbliche. La donna deve avere più voce, influire sulle decisioni. Questa è una grande sfida. Io credo che la creatività del popolo haitiano sarà la soluzione dei problemi lasciati dalla dittatura. Oggi ad Haiti molte donne si sono rese conto che la partecipazione è l'unico modo per prendere delle decisioni che favoriscano loro stesse e il loro paese. Questi anni infatti il numero di donne alfabetizzate è in forte aumento e anche il numero di donne che partecipano alla vita politica. E questa povera ha avuto un periodo bestiale. Però lei dice, quando parla della resistenza, parla in un modo di una fierezza, nonostante tutto quello che ha passato. Danna, prova a girare. Vediamo se dietro. L'idea di? Libertà. Sì. Non deve mai morire. Tania. Lei di battaglia era Tania. Di battaglia. Entonces, para mí, el mensaje es de mirar lo que está intorno de sí para poder... Le donne? Donne che hanno lo sguardo puntato in avanti, donne che agiscono, donne che non si rassegnano. Hay algo, es un inmovilismo que se mueve. Thank you.
nessuno ci potrà sentire, esitando un po' sulla soglia, poi lasciandosi finalmente andare. Roberta, l'importante è chiaro, partiremo domani all'alba, scappando via da questa città. Così la vita sarà stella. Cassang il savoro da Chiara con voi. Buonasera. Buonasera. Oddio, oddio, oddio. Che non stai. Oddio, oddio, oddio. Ma che pensi, c'è che mi fa su Sgnocca? Buonasera. Salve. Come andi? Spero che abbiate colto un po' quello che voleva essere il nostro messaggio, dare così degli input, delle sensazioni rispetto alla condizione delle donne nel mondo. Quello che raccontava Rosa nell'intervista, avete visto, abbiamo messo il numero di matricola, non ve l'ho anticipato prima, Rosa ovviamente è stata all'interno di un campo di concentramento e quello che raccontava era la tenda nera, questa struttura, quando lei si è trovata nel campo di concentramento appunto venivano spogliati completamente, venivano introdotti all'interno di queste, di questi magazzini, di queste strutture in cui poi lasciavano, insomma, erano lasciati a se stessi e morivano di fame, di stenti, di freddo, come raccontava Rosa. Lei, mentre si ricordava insomma questi momenti, aveva una cosa straordinaria che era un sorriso, perché lei dice sempre: io sorrido perché devo essere solo contenta di aver vissuto questo e di oggi poterlo raccontare a te e a tutte le persone che possono ascoltarlo e possono sapere insomma quello che è accaduto, però anche il fatto che ci può essere la forza per riniziare e riandare avanti. Poi le immagini parlavano molto da sole e dunque avete capito che l'idea era quella di parlare un po' della forza, della dignità e del coraggio delle donne, senza nulla togliere ovviamente al mondo maschile, ma questo era un video dedicato al mondo femminile. E infatti questa mostra si chiama E noi vi guardiamo, un mondo di donne in cammino, cioè sono donne comunque nella loro quotidianità, però come avete visto non abbiamo scelto necessariamente delle immagini di donne povere, di donne diciamo così che fanno l'elemosina o di donne in ospedale, sono donne madri, sono lavoratrici, sono donne che vanno a scuola, molte delle donne che avete visto lì, soprattutto in Africa, mi raccontava Danilo De Marco, lui le ha riprese in questi campi e case di accoglienza di donne che sono state stuprate, violentate durante le guerre, ma che comunque continuano ad andare avanti, a crescere i propri figli e anche a cercare di fare qualche attività economica che li possa sostenere. Parlavamo del femminicidio, in realtà Barbara Spinelli, probabilmente lo trovate anche nel vostro abstract, mi diceva che solo da pochissimi anni in realtà la comunità internazionale, il diritto internazionale sta riconoscendo il femminicidio come pratica da, diciamo così, da formalizzare. Nel senso che la mancanza di bambine e di giovani donne nel mondo purtroppo è sempre avvenuta, ma solo da pochissimo tempo si è riconosciuta l'importanza e l'urgenza di risolvere la situazione. Come avete visto, la condizione, la violazione dei diritti della donna nel mondo non è solo prerogativa dei paesi più poveri. Molto spesso riteniamo che le donne vengano violate oppure ci siano, diciamo, situazioni
situazioni di povertà e di indigenza in Africa, in Asia, in America Latina. Niente di più sbagliato. L'Italia nel 2005 è stata il primo paese al mondo per l'omicidio delle donne in ambito domestico. Il primo paese al mondo. Nel Regno Unito, avete visto che è una delle più grosse economie del pianeta, solo il 5% delle violenze in ambito domestico poi arrivano ad una condanna. Solo il 5%. Esiste comunque una situazione di violenza, molto spesso psicologica e nonché anche fisica, delle donne, sviluppatissima anche nei nostri paesi, nei paesi più ricchi ed industrializzati. E questo probabilmente negli ultimi anni si sta riconoscendo sempre di più, tanto che questa cosa aiuta anche il dialogo ovviamente con le altre parti del mondo. Cioè riconoscere che anche il nord del mondo industrializzato e cosiddetto democratico ha dei grossissimi problemi rispetto alla violazione dei diritti della donna, ci aiuta nel dialogo, nell'interscambio con paesi che noi tradizionalmente abbiamo considerato, tra virgolette, e non mi piace ma lo dico in modo ovviamente provocatorio, arretrati e non democratici e in cui la violazione dei diritti umani sembrava più un fattore culturale che un fattore che altro, insomma, era normale in quei paesi. Questo riconoscimento invece è importantissimo. Infatti molti di voi sapranno che il 24 di novembre è stata la prima giornata in Italia per la violenza contro le donne. E questo è un fatto importantissimo, perché delle donne sono scese in piazza e hanno riconosciuto che le donne italiane, le donne eritree, le donne somale o haitiane o di qualsiasi parte del mondo sono accomunate tutte da una stessa cosa, che molto spesso è quella della violenza che debbono subire all'interno delle proprie case e in ambito anche lavorativo. Io adesso l'assessore è disponibile e lascio a lui la parola. Scusate, questa è una mattinata un po' frenetica perché abbiamo l'opportunità di incontrare a Udine questa sera il Dalai Lama e quindi stiamo febbrilmente cercando di incastrare gli appuntamenti con il suo segretario. Voi capite, è una situazione abbastanza così strana, visto che il governo italiano non lo vuole incontrare, lo incontriamo noi molto volentieri. Ecco, è arrivato anche il professor Papisca, che ringrazio di essere venuto. Allora io direi a questo punto che possiamo accomodarci al tavolo. Susi, prego. Vi dicevo di questo ritardo dovuto all'opportunità di avere un incontro con il Dalai Lama a Udine questa sera. E quindi siamo qui insomma in attesa di una risposta dal suo segretario per l'Europa per farlo venire a Padova. Questa è una notizia di 5 minuti fa, o alla fine del 2008 o nel 2009, perché chiaramente l'agenda è piuttosto fitta. No, parto da questa cosa proprio perché credo che possa agganciarsi molto bene all'incontro di oggi, dove parleremo appunto di diritti violati, parleremo della situazione di Haiti, però una domanda che che mi viene in questi giorni, che mi sta ritornando costantemente, è qual è il rapporto tra i governi e il rispetto dei diritti umani. Abbiamo una personalità molto forte che in questi giorni non riesce a avere udienza con il nostro Presidente del Consiglio. Gli sono state organizzate degli incontri importanti, il sindaco Chiamparino a Torino l'ha incontrato, il sindaco Veltroni l'ha incontrato, il sindaco di Udine l'ha invitato e lo incontrerà, però abbiamo un problema, e cioè che, come dire, dal basso c'è questo riconoscimento di una forte personalità che incarna proprio per la sua vita e per la sua battaglia, uno degli più strenui difensori dei diritti umani, e però abbiamo, come dire, degli interessi probabilmente economici che sovrastano questo tipo di principio che dovrebbe essere, per la verità, universale e superiore rispetto appunto a quelli che sono gli interessi economici. Ora,
voi siete giovani, io sono molto contento che ci sia questo tipo di pubblico, perché siete proprio in una fase di formazione e capire queste dinamiche non è facile, non lo è neanche per noi che magari siamo più addentro la materia, ma io credo che oggi, ecco, magari chiederò anche al professor Papisca se può darci una sua opinione, diciamo un po' fuori da quello che è il canovaccio magari della relazione strutturata, una sua opinione a caldo rispetto a questo problema, perché è un problema che francamente facciamo fatica a capire, l'opinione pubblica fa fatica a comprendere. Questo però è un inciso, l'incontro di oggi è incentrato appunto su questa grande opportunità di avere con noi un'amica, che non è solo un'amica ma è una delle persone che ha lottato in questi anni in prima linea per la difesa dei diritti umani in un paese molto martoriato come Haiti. Susi ci faceva capire l'altro giorno che però c'è un filo di speranza, e il filo di speranza come sempre nasce dal basso, nasce dai movimenti in difesa dei diritti umani, nasce poi alla fine dalle persone. Haiti io credo che incarni uno dei casi di palese violazione dei diritti dell'uomo e che per molti anni ha subito l'oppressione e la repressione di dittature molto molto violente. Questo però non impedisce di guardare al futuro e non impedisce in questo periodo in particolare, visto che ieri abbiamo avuto la celebrazione di una giornata molto importante, di continuare a ricordare che i diritti umani sono dei diritti fondamentali e che non possiamo mai pensare che siano dati per acquisiti. Questo lo dico appunto per voi che siete nati in un contesto e in un sistema democratico dove questi diritti vengono rispettati, anche se ogni tanto facciamo qualche scivolone anche da noi, però guardate che occorre ogni giorno conquistarseli, quindi io non sono qui per farvi nessuna predica, però quello che vorrei è che passasse appunto il messaggio che ogni giorno la democrazia e i diritti vanno conquistati e in qualche modo vanno coltivati. Quindi io non voglio essere troppo lungo in questa mia prolusione, abbiamo due ospiti di altissimo livello, io ringrazio ancora il professor Papisca, ricordo magari per qualche giovane che non ha approfondito il tema che Padova è dal punto di vista appunto dei diritti umani una città all'avanguardia non solo in Italia ma in Europa e direi nel mondo grazie al Centro dei Diritti Umani che 25 anni fa è stato fondato e che è il punto di riferimento per, come dire, le politiche internazionali da un lato e nazionali dall'altro che incarnano i diritti umani come strutturali nella loro, appunto, nel loro dispiegarsi. Noi abbiamo in questo momento dei problemi importanti legati alla cooperazione, la cooperazione internazionale allo sviluppo. Io questo lo dico perché il legame fra diritti umani e cooperazione internazionale è molto forte, siamo in una fase un po' caotica, circa 15 anni che cerchiamo di riformare la legge sulla cooperazione internazionale, la legge 49, ancora oggi insomma c'è un po' di confusione. Quello che noi abbiamo notato è che in questa nuova fase viene rilanciata la cooperazione multilaterale. Io non so quale sia la vostra conoscenza, ragazzi, della cooperazione internazionale, però schematicamente dovete distinguere fra quella che è la cooperazione bilaterale, che è quella che, come dire, vede gli stati tra di loro collaborare, e la cooperazione multilaterale, che è quella che riguarda le agenzie delle Nazioni Unite, la Banca Mondiale, gli organismi internazionali, poi comunque lo spiegheremo meglio, gli organismi internazionali che entrano appunto nella collaborazione tra stati. A fianco a questo c'è il lavoro molto forte delle organizzazioni non governative e mi permetto di dire c'è un lavoro molto forte svolto da quel coordinamento, vedete quella colomba sullo sfondo azzurro che è il coordinamento degli enti locali per la pace, oggi sono e per i diritti umani, oggi sono 697, quindi voi capite un numero molto molto consistente, Padova è nella presidenza di questo coordinamento e io credo che sia dal basso
e abbiamo parlato anche l'altra sera con Susi, sia proprio dal movimento dei sindaci, dal movimento degli enti locali e della comunità che vede insieme enti locali e organizzazioni non governative, che possa nascere anche un nuovo spunto, degli nuovi stimoli per la cooperazione multilaterale. Noi non vogliamo, vogliamo sempre di più legare il più possibile, diciamo, cioè influire il più possibile sulle sulla politica estera del nostro Paese. Non vogliamo che la cooperazione decentrata, quella degli enti locali, e la cooperazione non governativa venga relegata a una cooperazione di tipo marginale. Vogliamo partecipare alle scelte importanti del nostro governo. Per far questo dobbiamo rafforzare il nostro posizionamento, e io credo che in questi anni, diciamo, il movimento sia cresciuto molto. E quello che vi dicevo prima, cioè i sindaci che incontrano il Dalai Lama senza preoccuparsi che il governo lo faccia o no, questo io credo che sia un segnale importante per dire: attenzione signori, noi rivendichiamo la nostra autonomia anche in una scelta, come dire, di politica estera, fra virgolette, in cui crediamo e che vogliamo portare avanti. Quindi questo è un... diciamo l'introduzione al nostro dibattito. Io chiederei appunto, Elena, se non c'è un'altra scaletta preordinata, Susi mi ha chiesto di parlare possibilmente dopo il professor Papisca, e io tra l'altro do volentieri la parola al professor Papisca, proprio perché, ripeto, oltre a essere il massimo esperto che abbiamo nel nostro Paese in tema di diritti umani, quindi avete una grossa opportunità, nel senso che fare i suoi mille impegni non è facile riuscire a averlo. Chiederei appunto al professor Papisca appunto di darci un inquadramento, tenendo conto anche del nostro pubblico giovane, perché chiaramente è un tema che ha anche dei tecnicismi non sempre facili da comprendere. Quindi, professore, a lei la parola. Grazie, grazie all'assessore Ricciato, e dobbiamo ringraziare per l'impegno che sta ponendo nel tradurre, diciamo, l'immagine di Padova, città dei diritti umani della pace, in termini concreti, scusate, i percorsi operativi. E ieri ho ricordato l'assessore e abbiamo celebrato in università la giornata dei diritti umani, è stato un momento molto importante, ma per sottolineare questo vorrei dare anch'io un affettuoso benvenuto a Susi Castro, che rivedo dopo un po' di anni, e ci eravamo ritrovati insieme quando fu creata la università, si chiama così, Università delle Istituzioni dei Popoli per la Pace, The National University of People's Institutions for Peace, l'acronimo è IUPIP in inglese. Allora l'abbiamo creata a Rovereto, attorno alla campana di Rovereto, chiamata Maria Dolens, e allora lì si è ricostruita una identità, una simbologia, come attorno alla campana proprio della pace. E Susi Castro fin dall'inizio è stata nel comitato scientifico, direttivo, e poi ha tenuto anche corsi. Noi come Padova l'abbiamo fondata e così gestita per 2 o 3 anni, poi è andata avanti col professor Pontara, fin dall'inizio abbiamo coinvolto l'UNESCO, Cotugian, François Rigaud, eccetera, sono tutti bei nomi, e la Susi Castro chiaramente è stata lì con prestigio. E quindi la rivedo molto volentieri in questa occasione, con tanto apprezzamento e chiaramente simpatia e amicizia. Allora, vi dicevo di ieri, già accennato dall'assessore Bicciato, in università, nell'Aula Magna, è avvenuto un evento, diciamo, assolutamente nuovo, originale, cioè il Consiglio regionale del Veneto, che si è spostato da Venezia, per la prima volta ha tenuto seduta formale straordinaria nell'Aula Magna dell'Università, per, diciamo, affrontare il tema dei diritti umani
e adottare una risoluzione, un documento piuttosto corposo, che significa l'impegno della regione, il Consiglio regionale è l'organo più rappresentativo, l'impegno a ovviamente rispettare i diritti umani, a portare avanti poi dei programmi, delle politiche nel segno di tutti i diritti umani per tutti. Allora, ieri è stata un'occasione per approfondire qualche aspetto del sapere, della cultura, dei diritti umani, ma è stata anche l'occasione per un atto simbolico, cioè i consiglieri regionali hanno firmato la Convenzione internazionale sui diritti umani delle persone con disabilità. Questo è un trattato internazionale prodotto in sede di Nazioni Unite che l'Italia non ha ancora ratificato, e la firma che hanno apposto quelli del Consiglio regionale alla Convenzione internazionale, questa firma, significa pressione sul Parlamento italiano perché ratifichi. Quindi è stato svolto un ruolo, se volete, anche molto significativo da parte di un ente di governo regionale, che ha grande significato dal punto di vista internazionale, perché ieri il Consiglio regionale del Veneto ha asserito il suo impegno per la effettività, cioè per la concreta traduzione dei grandi principi internazionali in materia di diritti umani. È stato un momento molto significativo. C'è stata l'unanimità. Potevano anche deliberare in maniera diversa. C'è stata qualche posizione, diciamo, che indicava differenze tra i gruppi, però poi sui grandi valori universali, lì convergenza. È stato, quindi, c'è un messaggio forte per la regione, e io spero anche al di fuori della regione, cioè dire bisogna convergere sui grandi principi, non soltanto per dire che sono belli, ma poi per tradurli in politiche. E da noi, nel Veneto, tradurli in politiche significa intanto assicurare pari diritti di cittadinanza a tutti coloro che vivono nel territorio del Veneto e quindi nel territorio di Padova. E quindi, insomma, un grande, grande momento, ancora non abbiamo metabolizzato fino in fondo, insomma, la portata di questo evento. E I diritti umani, qui chiaramente abbiamo una testimonianza di Haiti, un paese dove ci sono grosse sofferenze per i diritti umani, ma attenzione che non soltanto ad Haiti ci sono violazioni dei diritti umani, ci sono anche in casa nostra. E sul piano mondiale noi osserviamo e dobbiamo prendere atto, ma non poi accettiamo la presa d'atto, che ci sono delle forti contraddizioni. Da un lato avete tutto un nuovo diritto internazionale che poggia sui diritti, gli eguali diritti di tutti i membri della famiglia umana. Questo è il linguaggio giuridico. Vedete? Di tutti i membri della famiglia umana. Quindi avete delle norme giuridiche che sono decisamente innovative, rivoluzionarie, nel senso del bene, nel senso della vita, nel senso dell'eguaglianza. E poi avete delle politiche sul piano internazionale e mondiale che contraddicono questo. Ad esempio, però prima il concetto, i diritti umani sono i bisogni vitali delle persone. Vitali significa non lussi, non capricci, non arroganze, non eccetera, ma bisogni vitali di ordine materiale e di ordine spirituale. L'essere umano è fatto di anime, di corpo, di spirito e di materia. Il diritto all'alimentazione, il diritto alla salute, il diritto all'assistenza in caso di necessità sono altrettanto fondamentali del diritto alla libertà di associazione, del diritto
di voto e di essere eletti, eccetera. I diritti sono tutti, quindi sono civili, politici, economici, sociali e culturali. Poi ci sono anche macro diritti collettivi, diritti di solidarietà, alla pace, allo sviluppo, all'ambiente. Allora, sul piano internazionale voi avete la legge che vi dice queste cose. Sono i diritti fondamentali, sono tutti ugualmente fondamentali, anche i diritti economici e sociali. Poi avete una politica mondiale a livello economico e finanziario che è all'insegna del monetarismo. Non si tiene conto di quelli che sono i bisogni reali delle persone e delle comunità. E quindi più che economia reale, a livello di grandi istituzioni internazionali come Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, si ha in mente la moneta e quindi la politica dell'aggiustamento strutturale, che significa tagliare per la spesa pubblica. Poi avete altre contraddizioni, ad esempio l'aumento della spesa militare. Quindi per quanto riguarda allora monetarismo, eccetera, quello che noi diciamo, noi vogliamo economia reale e vogliamo economia di giustizia. Altra contraddizione con i grandi principi che pur sono indispensabili, irrinunciabili, eccetera, la corsa al riarmo. 37% di aumento della spesa militare dal 1997 al 2006. L'Italia è in buona posizione. Per quanto riguarda addirittura il commercio delle small arms, l'Italia è al secondo posto, primo posto la Germania. Ma anche per quanto riguarda poi armi più pesanti, eccetera, noi siamo tra il settimo e l'ottavo posto al mondo. E ai primissimi posti ci stanno i paesi membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, che pur è un organo dell'ONU, un organo molto importante, l'ONU che è il grembo, la grande madre di questo magnifico diritto universale dei diritti umani, che dobbiamo difendere insomma come ideale, come... però ci sono queste contraddizioni. Poi pensate l'uso delle armi, la violenza in atto, le guerre preventive, e quindi violazione della vigente legalità internazionale, non soltanto da parte dei terroristi, ma anche da parte di governi, di stati che dovrebbero invece dare l'esempio di osservanza della legalità internazionale. Questi sono degli esempi di contraddizione con quelli che sono i grandi principi irrinunciabili dei diritti della persona e dei popoli. Allora, in una situazione come questa, cosa va di mezzo? Chi ci va? Chi soffre di più? Quelli che hanno meno e che invece dovrebbero essere più visibili di altri, se fossimo coerenti con l'etica e con il diritto internazionale dei diritti umani. E allora, noi sappiamo che quelli che sono gli obiettivi del millennio, obiettivi di sviluppo del millennio, non vengono perseguiti nei tempi che erano stati calendarizzati nell'anno 2000. Pareva si fosse aperto il nuovo millennio, no? All'insegna di questi millennium goals da perseguire in tempi, c'erano delle scadenze indicate. E va così. E alla cooperazione per lo sviluppo, che deve essere sviluppo umano, i fondi per la cooperazione vengono sempre più ridotti. Quindi è una situazione decisamente, insomma, negativa. Allora, quanto è avvenuto ieri a Padova, ora con la buona volontà, la lungimiranza che ha manifestato l'assessore Bicciato, allora questo deve significare un'assunzione di maggiori responsabilità da parte degli enti di governo locale e regionale, gli enti di governance che sono più vicini ai cittadini, alle nostre sensibilità, e che devono stringere un'alleanza sempre più stretta
con le organizzazioni non governative. Ad esempio questa, no? Fred de Somme, questa è una bella organizzazione non governativa. Alleanza per contare di più nel fare politica internazionale, nel decidere le grandi strategie. Allora, c'è un nuovo movimento in cui è coinvolto anche per ora, insomma, più o meno tangenzialmente il coordinamento degli enti locali per la pace e i diritti umani, che si chiama City Diplomacy, la diplomazia delle città. Allora, si sta preparando un primo documento, un libro di pensiero che porti acqua al mulino delle competenze, anche da un punto di vista legale, di comuni, province, regioni, eccetera, per agire direttamente nel sistema della politica internazionale, dentro le istituzioni internazionali. Stiamo constatando che gli stati, i governi, senza, diciamo, una più avanzata, più concreta democrazia internazionale, non vanno più in là di dove sono andati. Anzi, c'è il pericolo oggi di tornare indietro alla guerra preventiva, no? Quello è un modo di accedere al richiamo della foresta. Bellum omnium contra omnes, la guerra di tutti è contro tutti. E questa cosa qui si traduce poi anche a livello, se volete, locale. Ci sono dei riflessi che derivano delle ricadute, che discendono dall'incapacità, dalla non volontà dei vertici di essere coerenti con i diritti umani. A livello locale, cioè, ci sono così derive più o meno xenofobe, razziste, eccetera, e qui il bellium omnium contra omnes si dice in latino homo homini lupus. Il messaggio di ieri, che è venuto al Consiglio regionale e dall'Università, va all'opposto, cioè a dire solidarietà, eccetera. Per portare avanti programmi di solidarietà, per aiutare i sindaci, gli assessori, eccetera, a farcela fino in fondo, ecco, occorre appunto che abbiano più ruolo nella politica internazionale e che abbiano un maggior sostegno da parte delle organizzazioni di società civile. Quindi ieri c'è stato un appello a una maggiore solidarietà e collaborazione tra mondo delle associazioni, se volete, della cultura, delle imprese e le istituzioni. Io non vado oltre se non dicendovi un'altra, in un minuto, un'altra cosa interessante, diciamo un percorso che si apre anche in sede internazionale, una maggiore visibilità per il ruolo della donna, delle donne. Ruolo delle donne. Ormai andiamo indietro a parlare di gender mainstreaming, cioè il fattore femminile, diciamo, negli organi, nelle politiche, nei programmi, si parla di empowerment, ma c'è addirittura una risoluzione del Consiglio di sicurezza del 2000 che si chiama la risoluzione numero 1235, che dice che le donne devono essere sempre più presenti nelle missioni di pace, anche laddove ci sono i militari, le donne. Ora, questa è una provocazione, però può essere qualcosa di molto interessante per l'empowerment delle donne. E le donne, che questa è una provocazione che faccio anche a Susi Castro, le donne che siano sempre più presenti sopra il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, a dove si possono prendere decisioni, dove si impegna il militare, eccetera. È una bella risorsa. Se qualcuno di voi, se è giovanissimo, volete approfondire, andate in Google, usate, tratta del sito Nazioni Unite, risoluzione Consiglio di sicurezza 1325. Numero è? 1235, scusate. No, sì, 1235. E il sito del Centro dei Diritti Umani dell'Università vi può aiutare se andate lì a offrire la... Io non aggiungo altro se non ripetere l'ammirazione per persone come la Susi Castro, che sono delle ambasciatrici a livello mondiale e internazionale, che devono avere appunto
maggiore, diciamo, recepimento da parte delle istituzioni e delle associazioni. Mi pare, insomma, che il Comune si dimostri in questo senso ricettivo e ospitale nei confronti, e chissà che non ci siano altre occasioni, insomma, per avere Susy Castro qui a Padova, magari anche nei nostri programmi universitari, se riprendiamo i rapporti. Vabbè, grazie allora, e ancora un caldo saluto a Mary. A tutti. Grazie al professor Papisca. Io faccio solo un commento rispetto a questo, ed è un po' la palla che lancio a Susy. Ci sono diversi modi di fare cooperazione, ne stiamo sperimentando uno, tra l'altro lo citavo anche ieri in occasione appunto della giornata che abbiamo fatto sulla cooperazione internazionale, che è la rete che abbiamo messo in piedi e di cui Padova è capofila in Libano. È un programma di cooperazione molto importante. Perché lo cito? Lo cito perché è uno degli ultimi programmi che il Comune ha messo in piedi, sono circa 15 paesi dove il Comune di Padova sta collaborando in questo momento. E il Libano è importante perché il Libano nasce proprio dalla rete del coordinamento degli enti locali per la pace. Quando c'è stato chiesto dalla vice ministra Sentinelli di poter collaborare a questo programma e quando è stato siglato l'accordo fra UNDP Art Gold, allora UNDP è l'agenzia più importante, diciamo, dal punto di vista dello sviluppo economico delle Nazioni Unite. Art Gold è il programma proprio che si rivolge agli enti locali. Quando ci è stato chiesto sostanzialmente dalle Nazioni Unite e dal nostro Ministero di collaborare al processo di ricostruzione nel sud del Libano, quello che ci siamo chiesti era come collaborare, che tipo di cooperazione fare. Guardate che questo è un elemento cruciale, e la stessa cosa potremmo dirla con Haiti. Che tipo di collaborazione, come dare una mano a Susy e al movimento che Susy rappresenta per continuare in questo processo di difesa dei diritti umani. Intendo dire, ragazzi, che l'aiuto materiale è importante, ma se l'aiuto materiale non si inserisce in una piattaforma di scambio dove condizio sine qua non sia che chi gestisce gli aiuti abbia rispetti alcuni principi fondamentali, rischiamo di fare degli interventi che sono assolutamente inutili. Diceva Susy ieri una cosa molto importante: se si sommassero tutte le donazioni e gli aiuti alla cooperazione e allo sviluppo che dal 62 in poi sono arrivati ad Haiti, probabilmente Haiti adesso sarebbe un paese sviluppato economicamente. Cioè, le risorse economiche e finanziarie si sono perse in mille rivoli, ci sono stati problemi di corruzione, ma soprattutto non è stato assunto come principio di base quello appunto del rispetto dei diritti umani. E se non c'è questa piattaforma sulla quale poi far atterrare l'aiuto materiale, si rischia di fare dei grossi buchi nell'acqua. L'ultimo esempio, prima di passare la parola a Susy, è quella relativa al Kosovo. Avete sentito in questi giorni, no? C'è molto fermento e ci sono grossi problemi. Ci sono grossi problemi perché, nonostante vi sia stata una presenza importante delle Nazioni Unite subito dopo il conflitto nei Balcani, nonostante ci sia stato un processo lunghissimo e moltissime risorse finanziarie siano arrivate in quel paese, io all'epoca non facevo l'assessore, mi occupavo di microcredito e lavoravo in Kosovo, stavamo portando avanti un paio di progetti di microcredito in Kosovo subito dopo la guerra. C'era grande entusiasmo, c'era grande fermento e c'erano anche molte risorse, ma non c'era probabilmente, non era stato, come dire, metabolizzato quel importante processo di democratizzazione e di appunto democrazia partecipativa che sarebbe stata la base per un'indipendenza del Kosovo solida. Ora non è così, il processo di indipendenza non è per nulla solido. La Russia dice non sa da fare, allora uno dice ma come mai la Russia interviene in un'area che non è teoricamente di sua diretta competenza, ma è proprio l'interdipendenza dentro la quale dobbiamo
ragionare per capire i fenomeni internazionali. Con la Serbia evidentemente ci sono dei problemi, adesso ci sarà probabilmente l'intervento della Francia per cercare di mediare appunto una situazione molto intricata. Sapete che il ministro degli esteri francese è l'ex commissario delle Nazioni Unite per il Kosovo, quindi conosce molto bene i Balcani. Insomma, la situazione è molto ingarbugliata, ma il messaggio che voglio lanciarvi è questo sostanzialmente. Cioè, ci può essere cooperazione allo sviluppo se non c'è il rispetto dei diritti umani? Questa è una domanda che probabilmente occorre tenere sempre in mente. Per cui io ritengo che cooperazione internazionale sia cooperazione alla promozione dei diritti umani. Invece molto spesso queste due cose viaggiano, come dire, ognuna per conto proprio. Susi Castor è un esempio concreto, ha visto anche una memoria storica importante. Allora chiederei a Susi appunto di raccontarci un po' la sua esperienza, ma soprattutto quelle che lei vede le prospettive più interessanti per il suo paese. Dopodiché, dopo la relazione di Susi, do qualche nota logistica, faremo un coffee break, che offriamo lì dietro gli obiettivi del millennio. Guardate che questi cartelloni non sono messi qui a caso, ogni tanto bisogna dargli un'occhiata, perché ogni cartellone è un obiettivo del millennio. E la cosa che faremo è mettere questi cartelloni a fianco ogni monumento storico di Padova, di modo che quando arriveranno i turisti troveranno per ogni monumento, il Pedrocchi, la Cappella degli Scrovegni, la Chiesa degli Eremitani, un obiettivo, e quindi sarà, diciamo, un percorso che ricorderà ai padovani e a chi viene da fuori Padova appunto che cosa vuol dire perseguire questi obiettivi. Chiusa la parentesi, dicevo coffee break e poi ritorniamo per domande, approfondimenti fino, insomma, a che i nostri relatori ce lo concederanno. Grazie. Bueno, muchas gracias. Pensé que no hablo italiano, así que yo no oí todo, pero traté de captar lo que dijeron. Así que yo agradezco al profesor Papisca de todas las palabras que dijo en mi favor y que de veras para mí es de mucho agrado volver a incontrarlo. Susi Castor ringrazia le parole che ha rivolto il professor Papisca. È un grande piacere incontrarlo nuovamente, incontrare una persona che ha dedicato così tanto impegno alla difesa dei diritti umani. E muchas gracias también a Francisco Viciato che nos accompagna ora, bueno, che nos invita in questa municipalità. E grazie anche all'assessore Francesco Picciato che ci invita in questo comune e ci fa molto piacere sentire questa sua visione della cooperazione internazionale e dei diritti umani, perché è estremamente importante, perché le relazioni tra i popoli a partire da questa cooperazione si possono costruire molto bene ma anche molto male. E mi ha molto gusto anche vedere come la questione dei diritti umani, tanto nella riflessione che si sta facendo a proposito di questa università. Mi ha fatto molto piacere vedere come la riflessione sui diritti umani, sia a partire da questa università storica di Padova, sia dalla personalità come il professor Papisca, o di questo comune, e los avances che si stanno facendo, e dei progressi che si stanno facendo, che sia giustamente la notizia che nos dio sobre lo del Consiglio regionale con questo nuovo documento che si sta... come ad esempio questo incontro del Consiglio regionale presso l'Università di Padova. Però alla vez tanto Francisco Viciato come il professor Papisca nos mostraron también... Sia Francesco Viciato che il professor Papisca ci hanno dimostrato le contraddizioni che esistono tra i progressi sui diritti umani e le dichiarazioni. Perché de hecho è una lucha constante para ir más adelante de estas contradicciones, porque el avance... È una lotta costante per superare queste contraddizioni, perché progredire sul rispetto dei diritti umani è una lotta costante in tutto il mondo. Hay otro problema que se tocó aquí apenas, pero a mí, tanto con el profesor Papisca que con Francisco
es la cuestión de la cooperación descentralizada, pero en otra ocasión hablaremos de ello. Porque justamente in un altro momento potremo parlare della cooperazione decentralizzata che è stata toccata prima. Io vorrei parlarvi come testimone di un altro aspetto dei diritti umani, quello dell'impunità. Porque como ustedes saben, en América Latina en general, después del tiempo de las dictaduras militares que come sapete, in America Latina, dopo il tempo delle dittature militari che si sono moltiplicate negli anni 60 e 70, in alcuni paesi ancora prima, come Nicaragua, Haiti o Paraguay, negli anni 50, hubo ya a finales de los años 80 casi el derrumbe de todas las dictaduras. A fine degli anni 80 sì, abbiamo assistito alla caduta di quasi tutte le dittature. E dopo queste cadute delle dittature è iniziata la lotta contro l'impunità. Perché, de manera general, los dictadores, quando se van, sempre buscaron che las acciones che realizzarono. Perché i dittatori hanno sempre cercato, andandosene, di nascondere i delitti che avevano commesso, di violazione dei diritti umani, di genocidio e quant'altro. Y tomaron muchas medidas que sean amnistías programadas o que sean, acuerdos, porque algunas veces... In molti casi sono state uscite di scena con compromesso con il governo successivo in modo da poter godere di impunità. Lo que significa de no responder de sus actos y de no pagar por sus delitos. Entonces, en algunos países, di non rispondere dei propri atti, di non pagare per i propri delitti. Tutti i nostri paesi hanno conosciuto questa realtà, in alcuni di più e in alcuni di meno. Nel caso di Haiti, la questione della impunità. Nel caso di Haiti, l'impunità ha un'altra caratteristica. Perché la impunità si è vuelto oggi un ostacolo molto grande en la construcción democrática en que nos encontramos. Porque l'impunità è L'impunità è diventata un ostacolo molto grande alla costruzione della democrazia che stiamo cercando di portare avanti. E forse più che in altri paesi queste conseguenze si stanno imponendo nella costruzione della democrazia. Desde más de 21 años estamos en una transición larga después del derrumbe de la dictadura. Dopo la caduta della dittatura siamo da 21 anni in un lungo periodo di transizione e l'impunità è stato uno dei fattori che hanno ostacolato l'avanzamento del processo. Perché mentre in quasi tutti i paesi del Cono Sur o dell'America Latina in generale, dopo il derrumbe delle dittature, c'è una transizione más o menos caotica, más o menos perché quasi tutti i paesi del Cono Sud dell'America Latina vediamo che la caduta della dittatura c'è stato sia pure con difficoltà un progresso verso un governo di diritto. Mientras que en Haití después del derrumbe no hubo hubo impunidad y tenemos del 86 a la fecha de hoy dictaduras repetitivas que se van agregando en un ciclo de dictaduras de represión y de impunidad. Así que hay una acumulación de la impunidad y se puede decir que es a la vez causa y efecto. No hay avance mentre democrático Haiti, porque hay impunidad. Mentre Haiti, dall'86 in poi, ci sono state altre dittature di minor durata, una dopo l'altra, e questo ha accumulato il problema e ha impedito il progresso della democrazia. Il progresso della democrazia non può avvenire finché esistono queste forme di governo. E Haiti è un poco diverso dagli altri casi di America Latina. Perché giustamente, después del derrumbe del duvalierismo, che dopo la caduta del duvalierismo durato dal 57 all'86 hubo che caio justamente bajo un duvalier caduto per una sollevazione popolare che in contra de esta dictadura sollevamento contro una dittatura sanguinaria, un vero terrorismo di Stato. E a donde hubo miles de asesinatos, con migliaia di torturados, de exiliados, que introdujo
nuevos elementos de violación muy, muy flagrante de los derechos humanos. Una dittatura che ha introdotto nuovi e flagranti elementi di violazione dei diritti umani nella storia haitiana. Dopo la caduta di Duvalier. Sí, hay, digamos, una búsqueda de un Estado de Derecho, pero sin embargo no c'è una ricerca di Stato di diritto, però non si arriva a costituirlo, perché c'è una corrente militare che vuole ristabilire il neoduvalierismo senza Duvalier. E, mientras tanto, hay toda un avance de las luchas democráticas. E sull'altro fronte un avanzamento della lotta per la democrazia che però non arriva a imporsi. I militari reprimono ma non riescono a dominare. Però questa situazione llega a rompersi en el 1990, cuatro años después, con finalmente quattro anni dopo, nel 1990, il settore popolare riesce a prendere il potere senza l'intervento dell'esercito con le elezioni presidenziali. Así que hay un nuevo gobierno que sube y parecería que las reivindicaciones populares podrían ya digamos tener satisfacción. De hecho, es cuando sube. Si giunge quindi a un nuovo governo e sembrerebbe che le rivendicazioni popolari potrebbero essere accolte. Si tratta di Jean-Bertrand Aristide che sembrerebbe che ha fatto sue le rivendicazioni popolari. Así que en el 90, cuatro años después de la caída de Duvalier, parece que hay una transición que va a abrir il passo a una costruzione. Si direbbe dunque che nel 1990 si apre la strada a una reale democrazia. Habría que consolidar pues un Estado de Derecho y a la vez edificar un régimen constitucional. Si tratta quindi di costruire uno Stato di diritto e edificare un sistema costituzionale nel Paese. Y de hecho, a partir de este momento hay un gran sueño, una gran ilusión de que el paso se va a hacer. E sì, in quel periodo si vive un grande sogno, una grande illusione che si farà questo grande passo. Si realizza, si scrive una Costituzione che apre la strada per questo. Ma solo otto mesi dopo, un colpo di Stato militare. E ustedes saben quando il potere tuvo miedo, perché sus integrantes. La reazione fu terribile perché il potere vedeva il rischio di perdere la propria forza. Sì, e dice a partir de este momento hay una represión, una violación de los derechos ciudadanos en todos los países y el terror tan fuerte como el. Si riappare in questo periodo un regime di terrore che si può persino dire più forte del periodo di Duvalier. Perché è dettato dal timore del potere di perdere. Así que durante esta época, segunda época, no solamente la perspectiva de tener, digamos, justicia con los crímenes del régimen de Duvalier se aleja, sino que se agrega ya una segunda etapa. Quindi in questo periodo non solamente si allontana la speranza di vedere puniti i responsabili della dittatura precedente, sino che se ne accumula un'altra. Cresce quindi l'impunità. E al fin, después de una lucha terrible, de una, digamos, e solo dopo un lungo periodo di lotta e di lotta pacifica, ma dura, si riesce ad ottenere il ritorno di Aristide. E bueno, claro, non se va a hablar de maledicción, pero el hecho. Es que después de un tiempo, para asentar su poder, Jean-Bertrand Aristide recurre otra vez a la violencia. Y a partir de. Ma anche lui, per rafforzare il proprio potere, fa ricorso alla violenza. E nuovamente, a partire dal 2000, si stabilisce un regime di terrore, con arresti, imprigionamenti, attacchi alle case degli oppositori e così via. Entonces, estamos hoy día en este ciclo de. Impunità, repressione. Siamo quindi in questo ciclo di impunità, dittatura, impunità che ostacola la costruzione della democrazia. Entonces, come conseguenza, hay una che io empezaré a decirlo, è sobre la memoria. Estamos hablando de una época reciente,
del 1986. Una delle prime conseguenze di cui vorrei parlare è la questione della memoria. Stiamo parlando di un'epoca molto recente. Però il hecho de las dictaduras buscan siempre recordar, digamos, hacer olvidar. Ma di fatto le dittature cercano sempre di fare dimenticare. Con il duvalierismo c'è stato un taglio di generazione. Perché oggi día, quando tomiamo gente di 40, di 50 anni, quasi non. Perché se prendiamo persone di 40, 50 anni oggi, praticamente non si ricordano di cosa è successo sotto Duvalier. C'è una specie di taglio generazionale. E después, digamos, después del 86 a nuestros días, algunos lo han vivido en carne propia, pero sin embargo no hay, digamos, una lucha continua. Dall'86 ai nostri giorni, alcuni hanno vissuto nella propria carne, ma non c'è una continuità nella lotta che consenta di mantenere nella memoria le violazioni che si sono vissute. Todavía más hubo durante el gobierno de Aristide, que fue representante popular, la disparición del fuerte Fort-Dimanche, que se llama Fort-Dimanche, que fue, digamos, el símbolo. Durante el periodo de Aristide è stato distrutto anche quello che era il simbolo della repressione di Duvalier, il Fort-Dimanche. Ayer, justamente, paseando en las calles de Padova, yo estuve reviviendo toda la historia, viendo las calles, viendo las casas, viendo las plazas. Es decir, que ahí mismo uno. Passeggiando ieri per le strade di Padova, vedevo che la forma delle strade, quello che si vede sulle piazze, eccetera, permette di ricostruire una storia della città. Ogni evento ha una sua espressione materiale. Oggi in Haiti non hay ninguna, digamos, espressione di quello che fu la dittatura. Oggi Haiti non ha più nessun segno di quello che fu la dittatura, di quello che fu il passaggio dei militari nella storia del paese. Así que la apropiación de la memoria es muy importante para toda nuestra población hoy día. Y combatir la amnesia. L'appropriazione della memoria è estremamente importante per il nostro popolo ed è fondamentale combattere l'amnesia, la dimenticanza, perché non si ripetano le cose. Perché se uno si olvida, non hai possibilità del futuro. E se no, perché se uno dimentica, non ha possibilità di futuro. Continueremo in questo ciclo di violenza, impunità, violenza, impunità. La impunità non si può combattere se non hai il ricordo di quello che si è fatto. Así que esta memoria de que hablamos, histórica. Non si può combattere l'impunità se non c'è un ricordo di cosa è successo. E affinché questo presente diventi un passato, dobbiamo ricorrere a questa memoria storica. Perché è la unica maniera di valorare, di entendere e di impedire i meccanismi del terror e della violazione sistematica dei diritti umani. La seconda cosa, l'unica maniera di impedire il ripetersi di violazioni dei diritti umani. Il secondo aspetto che è importante in relazione all'impunità è il funzionamento del potere giudiziario. Quando cayó el duvalierismo en el 86, la società haitiana si. Quando Duvalier è caduto, la società haitiana si ritrovò traumatizzata per il lungo periodo di massacri e di persone sparite durante il periodo di dittatura. E se giù in Haiti, in tutto il territorio, un fenomeno conosciuto come il déchoucage. Si è dato in Haiti un fenomeno conosciuto come il déchoucage, che vuol dire sradicare. Sì, è decir, quitarle las raíces de algo, no? Però, de hecho, era la aplicación de una justicia muy expeditiva, de una justicia muy somera. Di fatto si trattava di una giustizia sommaria, molto privata, molto individuale. E naturalmente tal attitudine era una controviolenza. Una forma di controviolenza che di fatto apriva un altro percorso di violenza e controviolenza interminabile. Perché de hecho se notò e si comprobò a questo momento che había la necessità della intervenzione della ley. Si è visto in quel momento la necessità che intervenisse la legge, il popolo rivendicava una giustizia. Entonces, a este momento se estaba plantando de empezar
con una, e si planteò in quel momento di fondare una nuova tappa, una nuova fase? Tappa. Con la giustizia. Con la giustizia, no? Perché in nessuna parte del mondo non si può tenere un Stato democratico sino stabile se non c'è giustizia. E in questo caso si esigia l'applicazione. Perché nessuna parte del mondo vi può essere uno Stato democratico e stabile senza giustizia. Il reclamo di un nuovo contratto sociale, basato però sull'applicazione rigorosa della legge. Però, sin embargo, pese desde con los militares, desde este momento del 86 hasta nuestros días, pese al discurso político de lucha contra la impunidad. Tuttavia, da allora, nonostante tutti gli sforzi, non vi è stata nessuna pratica capace di contrapporsi alla pratica dell'impunità. E naturalmente se podría decir que no hubo nunca una evidente voluntad política para ello. Así que, por ejemplo, e di fatto si può dire che non vi è stata mai una reale volontà politica. Le strutture del potere giudiziario non sono state rimosse da allora. Eso a lo mejor está escandalizando, ¿no? Al profesor Papisca, porque es increíble, 21 años después de la caída de una dictadura, estamos todavía hablando de la necesidad de una... È scandaloso che dopo 21 anni continuiamo a parlare della necessità del cambio, incluso il cambio di alcune delle persone. Porque, de hecho, en la ocupación de los puestos de poder judicial, no hubo ninguna remoción y tampoco no hubo di fatto non vi è mai stato nessun processo di rimozione dei responsabili e di studio di come migliorare la situazione. E vediamo lì molti magistrati, molti giudici che hanno un passato politico sporco. Naturalmente, esto se traduce por una desconfianza della popolazione. E quindi naturalmente vi è una mancanza di fiducia della popolazione nei confronti del potere giudiziario, e questo aver confiscato la giustizia lascia la popolazione con un sentimento di non protezione, mancanza di protezione. E naturalmente non hay ninguna confianza en la democracia que tiene estas bases. De una situación judicial tale. Viene meno la fiducia in un sistema democratico con questo sistema di giustizia. E dove non c'è giustizia non può esservi nemmeno solidarietà. Social. En este sentido, entonces, hay, digamos, una fuerte... Quindi è una realtà che si impone fortemente oggi in Haiti. Pero, sin embargo, más allá de la impunidad judicial, esta actitud, digamos, nutre muchas... Y al di là del fattore dell'impunità giudiziaria, questo processo nutre gli ostacoli alla costruzione della democrazia. Porque en realidad, tal como lo sabemos, la justicia no es un elemento anexo... La giustizia è uno dei pilastri fondamentali dello Stato di diritto, non un elemento secondario. Quando, como les decía, un país tuvo 40 años de dictadura, de crímenes a partir del Estado, y que estos crímenes quedan sin castigo, ya nadie... Dopo 40 anni di violenza dello Stato, di crimini da parte dello Stato, nessuno riesce più a distinguere tra bene e male, i limiti che separano la vita e la morte. Así que hay una crisis en esta sociedad. C'è quindi una crisi in questa società che intacca le sue stesse fondamenta. Así que la impunidad en definitiva non l'impunità quindi non solo ne trae beneficio chi ha commesso i crimini, sino también a todos la criminalidad común que se viene desarrollando sabiendo que va a gozar también de impunidad, porque no es la impunidad hacia los que hicieron crímenes de Estado, sino ya es en la sociedad que se nutre, digamos. Reca beneficio anche alla criminalità comune, è un'impunità che nutre un po' tutti, quindi si può definire un'impunità morale. Así que hay, digamos, a todos los niveles políticos, económicos, morales,
una posizione. Abbiamo quindi a tutti i livelli politico, economico e morale delle attitudini e dei comportamenti tranquilli di essere coperti dall'impunità. Por ejemplo, quando oggi nel paese la gente si dedica al contrabbando, non tiene nessun impudor di hacerlo, perché giustamente sa che non hay castigo. Non è per casualità che oggi Haiti... Chi si dedica al contrabbando è tranquillo perché sa che non avrà castigo. Haiti oggi è il punto di passaggio del 15% di tutta la droga che va verso gli Stati Uniti. Non hay duda di che la corruzione che sta desarrollandosi en la administración pública y en, digamos, las empresas privadas, en los sectores financieros del país, porque justamente... L'impunità fa sí que si sviluppi fortemente la corruzione en tutti i livelli del paese. A menudo uno puede decir que no son porque los haitianos son peores que todos, porque en todos los países hay esta tendencia, pero la diferencia es que uno... sabe que hay un riesgo, entonces sobrepesa los riesgos. Entonces, ahí in paesi vi può essere questa tendenza, ma in altri paesi la gente prima di agire soppesa i rischi di quello che fa. In Haiti praticamente il rischio di essere puniti non esiste. Los voy a dar dos ejemplos de esta impunidad que tiene sus consecuencias. El lunes se abrió un juicio en Haití de los autores de un masacre que hubo en principio de 2004 bajo Aristide, a donde se cometió... Nel lunedì si apre un processo contro gli autori di un massacro avvenuto sotto Aristide nel 2004, un vero genocidio in una località di provincia, e tutti sanno che questo processo va avanti male. Porque de 12 acusados, 6 están, no se presentan, 4 quizás los menos implicados están ahí. Así que la instrucción del juicio se hace mal. Solo 4 degli accusati sono presenti, gli altri non vi sono, quindi l'istruzione stessa del processo. Y justamente estos actos que son en definitiva gesticulaciones no hacen más que aumentar la desconfianza hacia la justicia y, digamos, imponer todavía más lo de la impunidad. Otro ejemplo. I processi come questo non fanno che aumentare la sfiducia della gente nella giustizia e aumentare l'impunità. Questa impunità spesso ha l'appoggio di forze esterne. Hace 4 meses el gobierno suizo iba a devolver a Jean-Claude Duvalier. 4 mesi fa il governo svizzero doveva restituire al paese Jean-Claude Duvalier una somma di suoi soldi nelle banche svizzere. Il governo svizzero non può ignorare tutte le denunce che erano state fatte. Sin embargo, con questa obiettività, entre parentesi, de los banqueros, entonces iban a entregar este dinero del pueblo haitiano a Jean-Claude Duvalier. Avevo capito male, credo che si trattasse di restituzione di una somma depositata nelle banche svizzere a Jean-Claude. È il Duvalier che voleva il proprio denaro, sì. La Svizzera glielo dà nonostante tutte le denunce, sì. Así que, y bueno, hubo naturalmente protestas tanto en Suiza que en Haití, y esto impidió que el gobierno suizo devolviera el dinero. Pero eso es una complicidad en algunas partes que... digamos, favorece la restituzione di questi soldi e favorire l'impunità su scala internazionale. Per fortuna mi sembra che ci siano state poi delle proteste che hanno frenato, che hanno fermato questa procedura. La giustizia ha quindi un ruolo chiave in questo. Así que, como vemos, para avanzar hay que ponerle fin a la impunidad. Se vogliamo andare avanti bisogna mettere fine all'impunità per far andare avanti, far progredire il rispetto dei diritti umani. Entonces, en relación a esta cuestión de la impunidad, se le está casi... In contrapposizione all'impunità si sta parlando della riconciliazione nazionale. Nosotros sabemos muy bien que efectivamente no
se puede avanzar y construir un Estado democrático. Sappiamo che non si può costruire un Stato democratico senza una riconciliazione nazionale. Che si sta basando sobre un compromiso de todos los sectores democráticos, incluso de cualquier tendencia política, para que vayan más allá, digamos. Che si basa su un impegno da parte di tutte le forze politiche di superare la situazione di impasse. Pero no puede haber reconciliación nacional si no está basado, cualquiera que sea la tendencia política, religiosa de alguien, sobre justamente el combate de la impunidad y que se... Ma non vi può essere una riconciliazione nazionale se non c'è un reale impegno di tutti di combattere l'impunità. Bisogna applicare la legge. La legge, quando diciamo questo, non è una questione di venganza, sino è... Quando parliamo di legge non parliamo di vendetta, ma parliamo di fine dell'impunità. E è più bien il rechazo di questo passato di violenza e di morte. E di tortura. E di rifiuto di un passato di torture e di morte. Y justamente es en la creación, e creando, digamos, una reale giustizia che si può giungere a dimenticare e a perdonare, e solo così potremo costruire il futuro. Se no il crimine si trova banalizzato, este crimen destroza la misma distrugge la stessa umanità dei cittadini, y entonces no permite a un pueblo de avanzar. E non permette al popolo, alla popolazione di progredire. Sì, in questo senso io credo che in tutti i suoi limiti l'esempio che hubo in Africa del Sur e quizás in certa medida in Ruanda. E forse l'esempio dell'Africa del Sud e in qualche misura anche quello di Ruanda ci indicano una strada da seguire. Así reconciliación nacional, sì, però sobre che base, e è quello che trattò già nel 2004 di imponere la comunità internazionale, e io credo che questo non serviò molto, perché al contrario retrasse, diciamo, questo cammino hacia un desenlace. E la seconda cosa che io diria, para che la impunità pueda ir digamos, superarsi. E affinché l'impunità, possiamo superare l'impunità, bisogna costruire delle forti istituzioni nel paese. E istituzioni solide e riforma giudiziaria che garantisca. Istituzioni solide e riforma giudiziaria che garantiscano la protezione dei diritti umani. Per questo la dimensione dei diritti umani è molto importante in Haiti. E per questo si necessita esta una combinación de muchos aspectos, no solamente de los derechos humanos a nivel, digamos, judicial, sino también en el aspecto... Y bisogna tenere conto di tutti i fattori, non solamente del carattere giudiziario, ma anche sull'aspetto economico, sociale, eccetera. Porque de hecho la impunidad, digamos, favorece in alcune maniere, non è il fattore. Perché pur non essendo il fattore unico, l'impunità contribuisce a far crescere la povertà nel paese. E pobreza che giustamente impide llegar a satisfacer le necessità primarie. Povertà che impedisce di far fronte alle necessità di base, come diceva prima il professor Papisca. La impunità alimenta la ingiustizia, che è la marca di nostra società, che tiene ingiustizia. Povertà alimenta l'ingiustizia, che è una delle caratteristiche del tempo che viviamo in Haiti. Por ello decíamos che non hay avances possibles, non hay superación de la etapa che vivimos sin... Per questo diciamo che non si può superare la fase che viviamo senza l'applicazione del castigo a chi è responsabile di... Perché in questa etapa estamos realizando, tenemos que realizar al mismo tiempo un avance político con justamente toda esta, la construcción de un Estado de Derecho con las instituciones, un avance económico para que el país pueda producir y sobrevenir a su
a sus necesidades y también tenemos que asegurar una ciudadanía para todos. Que in questa fase dobbiamo progredire sulla strada della costruzione di una giustizia economica, giustizia politica e di rispetto dei diritti del cittadino. Porque y esto estamos en el siglo 21, hay que poder realizar estas tres reivindicaciones al mismo tiempo, lo que no es fácil, porque muchos países establecieron uno tras otro según los momentos históricos, mientras que hoy día nosotros tenemos que hacer los tres, y uno de los factores que constituye este trabajo es la impunidad. Costruire questo processo sui tre componenti politico, economico e sociale contemporaneamente. Altri paesi hanno avuto il tempo di farlo in maniera progressiva, noi siamo obbligati ad affrontare tutto questo in maniera contemporanea. Perché io agradezco giustamente attraverso la municipalità, agradezco la presenza del professor Pabisca, agradezco la presenza di ustedes. En este día justamente del aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, porque para nosotros hoy día no es nada más un Ringrazio quindi l'invito da parte del Comune di Padova, la presenza del professor Papisca e di tutti voi, perché per noi questa giornata è veramente un segno forte di quello che dobbiamo fare in questo momento. Ringrazio anche di avere un pubblico così giovane, perché è il futuro dell'umanità. Credo che il professor Papisca voglia, diciamo così, chiedere qualcosa a Susy Cassero rispetto alla condizione in Haiti. Poi ovviamente le vostre domande, grazie. Io direi, a me potete dire quello che volete, però io sono qui giusto a fianco di Susy Cassero, quindi non perdete tempo, ecco, con me. Ma ad esempio sentivo ora, parlavamo con Susy Cassero del ruolo delle donne ad Haiti, e quindi può essere questo, penso, un argomento che vi interessa a tutte, insomma, qui siete grande maggioranza, i maschietti proprio siamo una minoranza esigua, e quindi sentire un po' da Susy Cassero qual è il contributo che le donne, il ruolo, no, possono dare al miglioramento della situazione in Haiti. Bueno, muchas gracias de la pregunta. Que ya que me permite hablar un poco sobre la situación de la mujer, que naturalmente, como en todos los países, tiene esta posición de ser explotada y de tener una posición, como en todas nuestras sociedades, de considerarse no como un ser aparte entero, pese a ser la mitad, digamos, más de al 52%. In Haiti, come negli altri paesi, la donna è in una posizione di sfruttamento, pur essendo 52% della popolazione. En relación a lo que planteábamos de los derechos humanos, se puede decir que las mujeres en los in relazione alla questione dei diritti umani, possiamo dire che le donne negli ultimi tempi sono state doppiamente aggredite. Porque sufrieron, digamos, la represión como que hanno sofferto la repressione come tutti, pero además se introdujeron algunos pero si sono stati introdotti anche altri aspetti legati alla condizione della donna. Por ejemplo, algo que no estaba digamos que no per esempio qualcosa che non è nell'abitudine haitiana, la violazione delle donne. Esto fue sistemática. Questo è stato sistematico durante il periodo di terrore di stato. Y yo que los decía que esto, justamente la impunidad, genera, digamos, otras manifestaciones. Es decir, que después, que cuando se desarrolló particularmente en los tres últimos años... ultimi anni si è sviluppato anche il rapimento, il sequestro di donne, che è una delinquenza comune. Si è continuato con la violazione sulle donne. Que esto también es consecuencia de la impunidad, tal como decíamos. E questo è conseguenza di quell'impunità di cui parlavamo. Y después, digamos, en la vida cotidiana, la mujer, yo creo que cuando se habla de doble jornada,
Para todas las mujeres. Poi nel quotidiano della donna, quando si parla di doppia giornata di lavoro nelle situazioni di estrema povertà, queste due giornate di lavoro sono una vera realtà e sono sempre più pesanti. Perché non è la stessa cosa quando uno hace la comida, che tienes tutto a mano, entonces abres la llave y tienes la estufa, che quando tienes que cocinar hay que traer el agua, y es la mujer que lo hace, o hay que traer el carbón o la madera para alimentare il fogon, perché non è lo stesso preparare il pasto avendo tutto alla mano che non preparare il pasto dovendo andare a cercare l'acqua da una parte, il carbone dall'altra, in situazioni molto dure. Però possiamo dire che la questione della problematica femminile ha avuto qualche progresso negli ultimi anni. Ci sono alcune associazioni femminili che lavorano in questo senso e che assistono le donne. E che hanno fatto molti progressi perché al principio erano alcuni gruppi molto piccoli que no tenían, digamos, arranque dentro de la población, que estaban visto con muchos recelos, pero ahora con el encuadramiento... All'inizio erano piccoli gruppi visti con come si dice, diffidenza da parte della gente e adesso invece sono più forti con un maggior radicamento nella realtà. La seconda cosa es que hay, digamos... hubo avances legales en este sentido. Por ejemplo, hay ciertos aspectos de la ley. Il secondo aspetto è che ci sono stati dei progressi sul piano legale, certi aspetti legali che esistevano nella legge anche se non venivano sempre applicati. O l'applicazione della ley del divorcio. La mujer tenía que probar mucho más, tenía que tener más, digamos... Nelle pratiche di divorzio era la donna doveva essere, portare molte più prove di quello che era obbligato a portare il marito, per esempio. Y ustedes saben que en el Caribe en particular, los hombres tienen niños en todas partes. Y que no se ocupan de los niños. Es como si las mujeres se hicieron solitas. En el Caribe, en particular, los hombres han bambini de todas partes. Es como si las donne avessero avuto estos bambini da sole. Y ahora se está discutiendo en Parlamento una ley sobre la paternidad responsable. Entonces, en este sentido, hay algunos avances. Y hay también una mejor visibilidad de la mujer in alcuni posti di responsabilità. Quindi sta facendo qualche passo e c'è anche una maggiore visibilità della donna in posti di responsabilità. Non vuol dire che sia la maggioranza. Però annuncia algo, se ha empezado. Por ejemplo, se encuentran mujeres senadores hoy, se encuentran mujeres diputados, e a livello delle municipalità, hay mujeres. Troviamo delle donne che sono state elette a livello dei comuni, a livello del Parlamento. E hubo un avance bastante grande a donde había mujeres que ocupaban puestos de ministros que no eran los puestos de ministros tradicionales de mujeres, como por ejemplo el Ministerio de Asuntos Sociales, sino que tuvimos una mujer ministro de Economía, ministro de Asuntos Sociales. En caso de donne que han ocupado puestos de ministro y no en la figura clásica del ministro femminile, asuntos sociales, etcétera, ma anche en economía y otros sectores. Y, por ejemplo, ahora, esta semana, están anunciando ya la formación de un consejo electoral. Adesso, per la prima volta, il settore femminile sarà rappresentato anche nel consiglio elettorale. Es decir, que hay un avance en esto, pero tenemos que recoger un camino muy largo. Más que no solamente. Quindi qualche passo è stato fatto, ma c'è ancora una strada molto lunga da percorrere, che non è solo delle donne, ma della cittadinanza in generale. Io les decía también, tenemos toda una tradición que digamos contribuye a estos avances, porque ya de manera muy tempranera, desde los años 40, la mujer. Abbiamo una tradizione che ci favorisce in questo perché ad Haiti la donna ha partecipato a delle lotte di molti anni fa, negli anni 50, ha ottenuto il voto, il diritto di voto. E además hay muchas mujeres que son jefes de familia, y lo que es muy duro. Sono molte donne che sono capofamiglia e soprattutto nel settore del commercio, in Haiti si dice che il commercio in Haiti è al femminile. Con consecuencias hay una mayor libertad de la mujer que a menudo se convierte en un agente modernizzatore. Quindi c'è un maggior coinvolgimento della donna e che anche diventa anche un agente di modernizzazione. Quindi c'è pure con molte difficoltà, è un settore che sta luchando. A lei cosa le è capitato di personale?
Cioè, se le sono state fatte cose che altri, per esempio, andando contro la legge non hanno pagato, sì, queste cose qua. De manera general non mi gusta parlare in lo personale, però io le puedo dire, per dare una idea di lo che... Non mi piace molto parlare di questioni personali, però posso parlare di qualcosa che, succede, che è successo con la dittatura di Aristide, non quella di Duvalier. E, bueno, io sono direttore di un centro di cultura, di una ONG che si occupa di... Sono direttrice di un centro che si occupa di ricerca e di formazione. Mio marito era dirigente politico e partecipava anche lui in questa iniziativa. Sì. A un momento in cui, diciamo, hubo un gran movimento in contra di Aristide, in questo gioco di avanzi e di retrocessi. In quel periodo in cui si è creato anche un movimento contro Aristide. E nel 2001, dicembre, il 17 di dicembre, 17 dicembre, Aristide ha fatto bruciare le case di molti dirigenti, e entre los cuales la esperienza personal mia, mando quemar mi centro. E ha mandato qualcuno a piccare il fuoco anche al CRESFED, al centro del, e anche alla sede del partito che era diretto da suo marito. Así, algunas veces dije que en Nueva York hubo dos torres, en mi caso tuve tres. In Nueva York hubo los dos torres. Ah, ecco. A New York hanno avuto le due torri, nel caso di Susi sono state tre. Volevo chiedere, che lavoro fanno le donne? Las mujeres trabajan en todo. Hay, digamos, en el campo, la mujer trabaja en la agricultura, aparte, digamos, del trabajo común de la mujer. Trabaja en el comercio. Le donne fanno di tutto, in campagna lavorano nei campi, lavorano, come detto, nel commercio. Sì, hay un dato quizás que es importante subrayar. A nivel de la escuela primaria, la mujer, hay un número, un porcentaje mayor de mujeres. Bisogna sottolineare un fatto importante, che c'è un maggior numero di donne che di uomini che arrivano alla scuola secondaria, però con l'avanzare della secondaria e con l'università questa percentuale diminuisce fortemente. Pero uno encuentra, digamos, hoy día las mujeres en todos los campos. Pero oggi le donne sono presenti su tutti i terreni. No, es un país en ese sentido bastante abierto. Es decir, las restricciones de las mujeres. Di fatto è un paese abbastanza aperto nei confronti della donna. Le restrizioni che soffre la donna sono le stesse restrizioni che soffre tutta la cittadina e non necessariamente sono legate all'essere donna. Intanto approfittare per ringraziare Susi Castor, il professor Apisca e tutti voi. Volevo però chiudere facendoti una domanda che forse interessa ai ragazzi. Credi che possa essere interessante un interscambio fra scuole haitiane e scuole padovane? Io ho visto che abbiamo fatto un'esperienza interessantissima con ragazzi palestinesi e israeliani e credo che i codici di linguaggio fra i giovani siano molto comuni e non siano filtrati da noi adulti. Se così fosse, potrebbe essere interessante pensare a di far venire qualche ragazzo e magari ospitato a casa dei ragazzi, ovviamente questo però con un accordo fra il preside, adesso ci dirà Susi come è strutturato, e gli insegnanti o i preside delle nostre scuole. Se fosse possibile, a noi piacerebbe attivare questo tipo di, se ritieni che possa essere utile o una buona idea. Verificando y averiguando y comprobando lo avanzado de Padua, tanto en su universidad que en su alcaldía. Se me hace ancora una volta sto verificando quanto Padova sia avanti, sia a livello dell'università quanto a livello dell'amministrazione comunale. Se me hace eso que podría ser una idea estupenda, porque efectivamente esto sarebbe un'idea stupenda. Perché questi scambi tra i giovani costituiscono una reale base di comprensione. E per conseguente, se si llegaría a ser, sería, a me se me hace que sería un camino, digamos, de lazos. Sarebbe una forma di creare dei legami veramente positivi. De conocerse.
di conoscenza reciproca, juntos, di condivisione, de compartir muchas cosas, di condivisione di molte cose, sarebbe meraviglioso. E avrei che esplorarla per poter implementarla. E dovremmo pensarci per portarla avanti. Dato che lei ha detto è stato distrutto tutto quello che aveva creato con suo marito, adesso diventare una donna importante come stiamo vedendo tutti, è stato difficile o no? No, però mira, abbiamo la vita. Io credo che sia importante con questo uno puoi avanzare. L'importante in una situazione del genere è essere usciti vivi. Bene, allora io vi ringrazio. Non so, Elena, se vuoi aggiungere qualche spot. No, credo che... Io ringrazio.